tutti belli. C'era gente che mi impediva in passato. Allora, io all'ultimo incontro che abbiamo fatto con Mario Giarrusso e Nunzia Catalfo, nel mio intervento ho detto: il Movimento 5 Stelle ha ancora come obiettivo quello di andare al governo, oppure ci ritagliamo uno spazio di opposizione, ci contentiamo dell'esistente, perché anche l'esistente è gestione di potere, perché andare a Roma, andare a Bruxelles, andare alle riunioni è sempre potere, anche se si prende 1500 euro al mese. Se questo è il secondo punto, io non mi riconosco più in questo movimento, perché la speranza che abbiamo dato agli italiani e ai cittadini era quella di dire: stiamo iniziando a cambiare le cose, stiamo cominciando a fare una rivoluzione. Il 25% in Italia è una rivoluzione, ragazzi, non ce lo dimentichiamo. Giustamente dice: vabbè, i ragazzi erano impreparati, dovevano formarsi, eccetera. Tutti, cominciare da me, con tutti i capelli bianchi, se andavo a scontrarmi con quella realtà mi sarei trovato un attimo un po' in difficoltà. Però il problema è ora molto semplice: i tempi sono cambiati. Non possiamo aspettare 4 anni un referendum consultivo sull'euro per risolvere il problema di Pippo Barresi e del suo comitato. Quindi dobbiamo fare sì questa campagna di propaganda sull'euro e sulla questione della sovranità monetaria soprattutto. E io ho visto però al tavolo, infatti sono intervenuto al primo tavolo, che si diceva, si toccavano i cittadini dicendo: sei contro l'euro, allora vuoi firmare. Allora ragazzi, questa non è politica. Perché se poi raccogliamo 300.000 firme su questa cosa e dopo 15 giorni siamo ancora nell'euro, perdiamo credibilità. Noi dobbiamo dire, dobbiamo fare dell'informazione corretta, dobbiamo dire: stiamo raccogliendo le leggi per un'iniziativa popolare per poter arrivare a un referendum consultivo, e quando il referendum consultivo sarà approvato potremo, facendo una campagna apposta pro e contro l'euro, perché dobbiamo capire anche cosa significa uscire dall'euro. Invece mi sono trovato improvvisamente che la posizione del Movimento 5 Stelle, senza che io sia stato consultato, con tutto che faccio parte del PRO, noi siamo contro l'euro. Benissimo, è propaganda politica, vi può anche andare bene, però spiegatecela bene, perché così non va, cioè non significa fare politica questo. Ultima cosa, per non tediarvi, io mi sono stato amareggiato, sono stato costretto a inventare questa nuova forma, cioè l'autosospensione, perché quanto dal Meetup, a cui ho dato una umile collaborazione, ho visto uscire persone come Stefano Mortellaro, molti magari non li conoscono, Saro Romeo ed altri, che sono persone con cui abbiamo fatto battaglie insieme, e quasi quasi questa cosa è stata vista, dice: ah, vabbè, ma se non volete stare con noi andate. Cioè, mi sembra questa un'incoscienza politica e un depauperamento delle forze del movimento. Cioè, anche quando il famigerato Tommaso Curro se n'è andato, è una sconfitta per il movimento, non è una vittoria. Io ho visto una serie di commenti di cui veramente mi sono umiliato, che sembrava che dovevamo comprare il posto per la bancarella nella piazza dove veniva ghigliottinato Tommaso Curro, perché sarebbe stato un grande successo anche economico. Cioè ragazzi, la dobbiamo finire, cioè a me non me ne frega niente né di Artini né di Pinna né di Curro. Curro mi stava sul cazzo il primo giorno che l'ho incontrato, perché era egocentrico, individualista, eccetera. Io ho questo, purtroppo, questo difetto, le persone le catalogo su, quindi non ho motivi di la Borgese l'abbiamo fatto diventare una specie di Rosa Luxemburg. Ma chi cazzo è questa Borgese? Io l'ho bloccata 3 anni fa sul mio sito perché mi rompeva il coglione, diceva che eravamo fascisti. Ma questa è gente che non c'è bisogno di farli diventare. L'ultima cosa, e poi non dico più, anche se ci avrei molte cose da dire, io sostengo la proposta di Pippo Barresi: si faccia una riunione regionale dei portavoce regionali a Scordia, perché i commercianti di Scordia e i cittadini di Scordia, come i cittadini di tutta la Sicilia, devono vedere i nostri portavoce al loro fianco, e finiamola con questa menata che siamo noi la base, che siamo impreparati, non portiamo avanti le battaglie. Le battaglie si portano avanti insieme, ognuno con i mezzi che ha. Barresi sta facendo questa battaglia, Giancarlo Conte ne ha fatte molto minori. E questo è il nostro contributo che possiamo dare. Non sperate che vi scriviamo le leggi o vi scriviamo come si fa una riforma equa e costituzionale, fiscale. Questo significa andare a governare, prepararsi a andare al governo. Se no,
facciamo la fine di tanti altri movimenti che ho visto passare lungo il fiume, la Rete, ai suoi tempi il Partito Radicale, l'altra storia di Rito Borsellino, che si sono creati quel minimo spazio di potere, fino a quando l'hanno potuto gestire, l'hanno gestito. Italia dei Valori, no, Italia dei Valori purtroppo non ne ho fatto mai parte, quindi citavo quelle con cui ho dato una mano. Allora io questo voglio dire, allora finiamolo con queste storie di trovarmi da una mattina all'altra che l'unione civile una mattina si fa con i figli naturali, solo con i figli naturali della coppia, il pomeriggio i figli naturali della coppia si possono adottare. Cioè siamo alla follia, cioè non si può cambiare un testo di una votazione durante la stessa giornata. Probabilmente l'unione civile non è uscita da nessuna parte perché interessano a pochi a livello politico sfruttare questa situazione. Cioè il signor Casaleggio o il suo staff, che non conosco chi è, si devono rendere conto che se fanno uno sbaglio devono avere l'umiltà di dire: abbiamo fatto uno sbaglio, abbiamo sbagliato a impostare la cosa, la rifacciamo domani, dopodomani. Non è un problema, è un problema quando non c'è trasparenza e non c'è democrazia. A Claudio dico: se è vero che c'è un'associazione, io ne ho fatte parte di associazioni, ci vogliono i verbali. Qualsiasi cosa si fa, l'unione si fa in un'associazione, ci vogliono i verbali, nomine, qualcosa cosa si decide, obiettivi, è una norma di legge. Noi siamo che dobbiamo essere legalitari, che i nostri candidati devono essere puri e senza macchia. Bene, allora cominciamo dal nostro interno. E poi se Casaleggio sta male, mi dispiace, si faccia curare, ma non può avallare certe posizioni. Beppe Grillo è il padre fondatore, quindi non lo tocco, rimane sempre un punto di riferimento. Questi sono i problemi che abbiamo. Io e chiudo veramente, non vi voglio. Io mi sono trovato per parlare una cosa locale, dall'oggi al domani io sono uno tra i fondatori del meetup del mio piccolo paese che è Tremestieri Etneo. Mi sono trovato una mattina, apro il mio meetup per vedere se c'era la riunione dell'assemblea che avevamo programmato e mi trovo. Invece di Movimento 5 Stelle, Tremestieri Etneo, mi trovo Grillini di Tremestieri Etneo. A parte che a me la parola Grillini mi è stata un po' sui coglioni, ma questa è una mia, anche se ho fatto parte dei grilli dell'Etna. E secondo, al posto del logo ho trovato una bella foto dell'Etna con un pino che mi sembrava quella di Napoli, quella classica, no? Però non c'era il golfo. Allora, a questo punto chiamo a Scarcella, ma non ne voglio fare una questione personale, dico, per sentire anche Catena Nuova, parlo con Scarcella, organizer, io vice organizer insieme a Giuseppe Mannino, gli ho detto: scusami, ma chi ha deciso di cambiare queste cose? Ah, l'ho deciso io, ma mi devi ringraziare perché ti ho salvato il culo, così mi è stato detto, perché potevi essere espulso, io, tu e l'altro vice organizer. Cioè ragazzi, io non voglio commentare oltre, ma siamo alla follia, cioè questa è follia, questo manco nel Partito Comunista dell'Unione Sovietica succedeva una storia, ma eravamo nel 1920, a Trotsky l'hanno ammazzato con una picconzata in testa, non credo che dobbiamo avere queste paure. Sì, andate via subito che ci sono delle comunicazioni finali. Sì, Massimo Castiglione. Massimo Castiglione, scritto qua. Ciao, Massimo Castiglione, Movimento 5 Stelle Catania. Chi ha portato questo? Chi autorizza? Io posso fare quello che voglio. Esatto. Tanto è nel frattempo amico che sul Fatto Quotidiano è appena uscito che abbiamo creato nei giorni scorsi un portale online su cui fare le segnalazioni dei casi di corruzione, è appena attivo, quindi questa sarà una bella cosa perché, come sapete, noi siamo all'opposizione e quindi quello che riusciamo a fare ovviamente lo facciamo nei limiti dei regolamenti, del possibile. Per esempio prima Gianni diceva: fate qualcosa di eclatante. Cioè io mi ricordo Nunzia ammanettata, oppure l'altro ragazzo per cui lavoro, Massimo Baroni, che il 23 dicembre, quando il governo non ha alzato il premio unico erariale sul gioco d'azzardo, è andato a saltare sui banchi del governo insieme ad altre 15 persone. Quello che possiamo fare sono interrogazioni,
atti abbastanza formali, se no poi facciamo la forza extra parlamentare che parlava, di cui parlava Giancarlo, però... Io parlo di leggi. Per leggi succede questo, che il 99% delle cose che portiamo avanti, qui abbiamo Munzi, che cioè è diciamo, la rappresentante più importante forse che abbiamo, perché porta avanti la legge sul reddito di cittadinanza, che dovrebbe essere anche calendarizzata finalmente dopo 2 anni al Senato. Quindi, lei ha detto che per esempio è disponibile a fare un incontro al mese, io non so come ce la farà, visto che la chiaccia la chiede tutta Italia. Tu dici che riuscirai a essere qui a Catania. Si droga, ma si droga. Comunque, altre azioni concrete che fanno loro sono, cioè, decurtare, dove è sempre Gianni, me lo prendo in te, dice 20.000 euro, questi si tagliano lo stipendio. E lo mettono nei fondi per le parlava piccole medie imprese. Degli europei, Massimo, parlava degli europei, non degli europei. Degli europei, date una risposta. Poi, ecco, un'altra cosa, qua, io la cosa che dicevi tu l'ho letta sul Fatto Quotidiano, cioè, vado a memoria, è stato fatto nel marzo 2013, cioè... Voi siete stati eletti a febbraio, quindi è stata costituita a marzo. Perché? Tu chiedi perché? Io non lo so da fonti ufficiali. No, Massimo, non perché, io chiedo... No, avevi chiesto perché, te lo dico perché, tu hai detto perché. Io no, vado... non ho chiesto perché, io ho chiesto i nomi della dirigenza. C'è scritto sul Fatto Quotidiano, quindi... No. Che... C'è scritto sul Fatto Quotidiano che a marzo è stata creata questa situazione qui, dove... insieme ai fondatori, che non è solo Beppe, ma anche Casaleggio, c'è Beppe, il nipote, avvocato e il commercialista. Peraltro è una domanda retorica, perché l'hai già chiesta, cioè tu stesso ne hai già parlato, ti ho visto scriverne. Comunque questi due posti sono stati ceduti, con la votazione che abbiamo fatto. Perché ovviamente per emergere, cioè quello che voglio dire comunque, anche dobbiamo, ragazzi... No, attenzione, sì. Se dobbiamo sparare quella cavolata... Ti dispiace se finisco e poi... Sì, e poi no, a questo punto rispondo. Io pure volevo risponderti prima, però se facciamo che ognuno parla durante il suo tempo viene meglio. Noi abbiamo cominciato, e per questo questa cosa mi ricorda, che eravamo ancora meno di questi. C'eravamo 20 persone, 10 persone... Quindi per me non è una sconfitta essere in pochi, anzi secondo me siamo tanti per essere il 5 gennaio, come eravamo tanti il 24 o il 23 dicembre. Vabbè. Il logo, ci vuole buon senso. Lo so che, come dice Angela, ci sono delle situazioni pazzesche, qui a Mister Bianco per esempio, però... È stato fatto probabilmente perché Bartolo, ti ricordi che voi o Ernesto, cioè secondo voi vi ricordate il principe delle ACI? Cioè c'era una persona che secondo voi avrebbe potuto parlare a nome del movimento? E come avreste fatto voi a tutelarvi? Oppure come dice Giancarlo, Deborah, cioè noi siamo prima di tutto cittadini e utilizziamo questo qui come sul territorio. Sì, ma dico, lui può andare, cioè Deborah è uscita l'altra settimana sull'Espresso, per chi non lo sapesse, denunciando chissà cosa, cioè sono cose pesanti che se tu non ti puoi appellare a niente non ci possiamo difendere. Quello che dobbiamo fare è mantenere lo spirito che abbiamo avuto sin dall'inizio, cioè fare delle battaglie in quanto cittadini, cioè come sta facendo Pippo, e i portavoce schierarsi a fianco dei cittadini, quindi sono sicuro che a Scordia i portavoce andranno. No, ci sono stati. E ci sono stati, ma ci ritorneranno. Per quanto riguarda poi i problemi del territorio, probabilmente se dobbiamo fare qualcosa di più sul lavoro, perché a me ora mi ero iscritto per parlare del logo, dei regolamenti, però preferisco parlare di cose concrete come quella, come la tematica del lavoro. Dobbiamo pensare a qualcos'altro, in quanto, ti ripeto, il 99% delle cose, delle leggi
che presentiamo ce le bocciano. Ah, è passato un emendamento nostro che è rivoluzionario in Commissione Sanità sul farmaco monodose, quindi immaginate i vostri blister che sono di 30 pillole, perché poi li buttate, invece ne potrete utilizzare soltanto la quantità giusta, questo prevede un risparmio per lo Stato, bla bla bla. Ma questo perché il governo ci fa la concessione di approvare un emendamento. Sul territorio, se non riusciamo a fare niente a livello istituzionale, dobbiamo pensare a qualcos'altro, sempre di pacifico. Cioè, vogliamo organizzare una protesta e andare davanti al comune, bloccare tutto, non lo so. Noi dobbiamo pensare a questa parte e a loro dobbiamo delegargli le carte. Però io credo che, cioè, più di ammanettarsi, non so cosa potrebbe fare Nunzia. Per me è già un gesto eclatante, ma poi non c'è una... siamo noi che dobbiamo fare qualcosa, secondo me, e dobbiamo parlare di questo. Cosa facciamo? Cioè queste persone qui, che siamo in questa sala, se ci organizziamo come dei ripetitori, ripetiamo il messaggio che concordiamo in questa sala e lo diciamo a tutti i nostri amici catanesi, potremmo organizzare una bella manifestazione di protesta davanti al comune, se è questo che vogliamo fare. Però tutte queste cose le dobbiamo fare tenendo conto che i lavori non si fermano, che quando torniamo, quando torneremo settimana prossima in Parlamento, nel frattempo che noi pensiamo alla situazione di Pippo, che è importantissima, questi andranno avanti col terzo settore, andranno avanti con l'elezione del Presidente della Repubblica, bla 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 bla. Quindi siamo noi che dobbiamo organizzarci, perché loro non possono bloccare i lavori, perché li espellono e basta, e poi loro continuano. Quindi siamo noi che dobbiamo inventarci qualcosa, secondo me. Sì, certo. Tu hai finito? No, solo una domanda. Allora, Di Maio, no, dico solo questo. Di Maio, Centro Massimo, ha dichiarato che la TASI è incostituzionale. Bene, Di Maio è vicepresidente dell'Assemblea. Se l'avesse detto la Boldrini o Grasso, sarebbe scoppiata una mezza rivoluzione in Italia, no? Cioè, allora, questo è il problema. Quello che chiede Pippo, scusami se interpreto te, è che dopo che si dicono queste cose, si dice che la TASI è incostituzionale al circo massimo davanti a 800.000 persone, da quel momento deve diventare uno dei primi obiettivi del movimento. Così si costruiscono i leader, non per osservanza alla linea del partito. Cioè, Di Maio, finalmente, chiudo, deve uscire fuori da questa cosa del delfinato, mi deve dimostrare che è un leader, che è uno che vuole portare avanti la sua battaglia, vuole andare al governo. Non mi interessa che Di Maio sia perfettamente allineato sulle posizioni che probabilmente mancano, non lo è, lo spero per lui, di Beppe Casaleggio. Deve dimostrare sempre questo, deve dimostrare che ormai è cresciuto e che ha le palle per fare il leader, se no noi non andiamo da nessuna parte. E rispondo, anche la legge, cioè la legge elettorale è incostituzionale, ci sono un sacco, la Fini Giovanardi è incostituzionale. No, quello che voglio dire è che quindi loro il massimo che stanno riuscendo a fare, ed è una cosa enorme, è buttare fuori Galan, buttare fuori Genovese, trovare i casi di corruzione leggendo le carte. Poi per il resto dovremmo organizzarci noi qui. Grazie, scusate, ma sono costretto a tagliarvi un po' per permettere a tutto quanto. Allora, chi rimane? Chi rimane? L'ultimo? E poi c'è forse l'ultimo. Scusate, io vorrei raccogliere l'unico ragionamento che a me sembra serio per questa serie, non perché gli altri non lo fossero, ma perché quando abbiamo poche risorse dobbiamo fare leva su una cosa se ce la facciamo. Se poi abbiamo le risorse per fare tutto, ne facciamo anche il doppio. Allora, l'unica sfida seria che ci è stata posta questa sera è quella di Gianni Cantarella. E la dobbiamo raccogliere, non ci dobbiamo girare attorno. Gianni, io conosco una persona
che da lui ha quasi